Ciao, oggi facciamo l'unpacking di questi dispositivi che lei ha portato dal Giappone. Si chiamano Silicone Wrap. Servono per fare da coperchio a delle ciotole o a altri contenitori che non hanno un coperchio o che non hanno un coperchio ermetico. Infatti la ditta produttrice si vanta di aver creato dei dispositivi che permettono di avvolgere il perimetro del recipiente e poterti fare girare il recipiente senza che si scolli il provvisoriamente attaccato dispositivo medesimo e senza che quindi cada neanche una goccia o una briciola del materiale contenuto. Ah sì, anche liquidi. Lì c'è solo l'insalata, quindi. L'insalata? Allora tante grazie, insomma. Procediamo all'unpacking. Io sono molto dubbiosa, insomma, quando li ho presi erano funzioneranno o no? Ah, c'è un altro modo per aprirli. Ah, Quindi niente da dire sul sistema di apertura. C'è una pellicola da togliere una volta per tutte. Ha un odore. Mi sa di limone, sì, cosa di detersivo, non lo so. No, di plastica limonosa, non saprei come definirla È meglio. buono. Secondo lei è buona. Allora, Ah. voi riuscite a vedere bene? Allora. Lasciami finire. Bisogna allungarla prima di appiccicarla. Qui non esce niente perché dentro non c'è niente. Ma se ci Però mettessi l'acqua, che cosa accadrebbe? l'acqua, secondo me, è fatto solo per mangiare più solido. Un frullato, per esempio? L'insalata. Non credo che la gente voglia portarsi dietro un Insalata. recipiente con dell'acqua e chiuderlo con questo, perché ci sono le bottiglie. Ok? E uno potrebbe mettere anche un frullato dentro una bottiglia, però stiamo parlando di alimenti che magari mangiamo con un cucchiaio o con una forchetta, e mangiare le cose dentro una bottiglia no, non è tanto comodo. Quindi vediamo cosa succede applicando a questa tazza che ha questa penalizzazione a un manico, quindi non ci renderà facile la vita. Facciamo aderire all'altra parte, tiriamo un po', facciamo aderire dalla parte opposta dove c'è il manico, sperando che questo centimetrino possa essere sufficiente all'adesione, perché adesione si usa sempre in senso figurato, ma aderire è una cosa anche fisica, no? Non si aderisce soltanto a una setta, a una religione o a un party. Si aderisce a un party, si partecipa a un party. Però party, party, partecipa, party, insomma. Che cosa sto dicendo? Allora, vediamo un po' come va con l'acqua. Non è detto che se ne cade un gocciolino sia un prodotto non buono, perché questa è la prova suprema che ci fa dire se va bene con questo, oppure se va benino con questo, andrà bene sicuramente per un frullato o per un'insalata di riso. Oddio! Ehi, cazzo, evviva! Pare che funzioni. Ho visto una recensione su YouTube in cui una recensrice, un recensore femmina, faceva questa prova con la versione più grande e un recipiente più grande e si staccava, il prodotto non risultava buono. Forse però era di un'altra marca. Comunque, noi vi abbiamo mostrato la marca e ce l'hai rimesso su, ce l'hai rimesso poi. No, questo è da buttare via, sarebbe troppo scomodo altrimenti. Si Adesso, no, appoggia dove ti pare. sì, insudicia. Beh, se si insudicia si pulirà. Stavo dicendo, questa è una situazione anche troppo facile, le dimensioni sono analoghe. Vabbè, la prova facciamola lo stesso. Metto l'acqua. Prima ho sbagliato a dire che le dimensioni erano abbondanti. Non si romperà, credo, forse. Allora, facciamola aderire un centimetro in media di incollamento e capovolgiamo. Dobbiamo non acchiappare. Oddio. Buono, tanto insomma non è che la deve scegliere, quindi. Sì, però è vero che può mettere il recipiente in uno zaino. Che dire del recipiente messo nello zaino? Lo deve mettere per ultimo e non girato in giù, perché sarebbe inutile, no? Metterlo alla prova inutilmente. Fidarsi è bene, non fidarsi è ancora molto molto meglio dei giapponesi poi. Ma, insomma, i giapponesi, alcuni saranno sicuramente brave persone, ma altri
No. Brava. Prova superata. Una ulteriore prova potrebbe consistere nel vedere con una insalatiera più grande. Abbiamo adesso una insalatiera molto più ampia. Vediamo la prima. Vediamo dopo il travaso se la versione grande di questo prodotto, perché più grande non c'era, giusto? La versione più grande misura 22x22. Vediamo come si comporta. No, voglio fare da solo stavolta, perché chi vive da solo come farà altrimenti? Chiede aiuto al vicino. No, metti un ginocchio. Metti un ginocchio, vedi. Oddio. Però lì non c'è scritto questo dispositivo potrà aiutarvi a coprire un recipiente di X lunghezza? Sì, 24. Quindi 2 centimetri in più. Questo no. Sicuramente no. I signori della casa produttrice ci sconsigliano di applicarlo su una insalatiera che abbia più di 2 cm in più. Ma qui sta lì. 25 e mezzo, compreso anche il bordo, 26. Quindi è 2 cm in più per lato. Dovrebbe essere 24 e 24 e invece 26 e 26. Va bene, dai. In due vediamo se riusciamo. No, ma se poi si rompe tutto. No, rompersi no. Magari non regge l'acqua. Coraggio. Un po' di coraggio. Si rompe. Così. Qua, così. Non hai coraggio. No, perché non voglio che si rompa dopo 5 secondi. Ok, allora pollice in su per il silicone wrap. Mano al fianco e pollice in su. Ciao ciao. Ma parli neanche per il ciao.